Con il super bonus è possibile trasformare la tua casa in 100% elettrica quasi gratis. Oggi vedremo le 10 cose da fare per affrontare al meglio questo super bonus. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Allora, come affrontare al meglio questo super bonus del 110%? Dividiamo in due categorie, il prodotto e l'azienda che deve realizzare l'impianto. Il primo consiglio che ti do ovviamente è scegliere tra i prodotti migliori. Infatti, se hai l'opportunità di realizzare un impianto quasi gratis, perché non scegliere i prodotti migliori? E allora, come fare a scegliere tra le migliori pompe di calore? Beh, vai sul link che trovi nella descrizione del video, troverai la lista del BAFA dove vengono elencate 1176 pompe di calore. Il bello di questa lista è che riporta anche i COP, sia a più 7 ma soprattutto a più 2 gradi, e quindi potrai confrontare le varie pompe di calore scegliendo quella che ha il COP più alto. L'altro consiglio che ti do è di scegliere una pompa di calore che consumi poco. Infatti, sebbene l'impianto sia quasi gratis, le bollette però arrivano a te, arrivano sul tuo conto in banca. Come fare a sapere quella che consuma meno? Beh, fatti consigliare da chi ti sta realizzando l'impianto di fare una simulazione e di capire quanto consumerà la pompa di calore, nel prossimo inverno. Un altro consiglio è di scegliere un prodotto che sia monitorabile online, quindi che abbia un monitoraggio da remoto. Perché? Perché siamo nel 2020 e quindi portarti a casa un prodotto vecchio, di 30 anni che non abbia neanche la possibilità di essere controllato dal telefono lo trovo pressoché assurdo. Questo ti permette di verificare i consumi, ma soprattutto di gestire la pompa di calore al meglio anche se non sei a casa, ma anche per l'assistenza, perché può verificare da remoto eventuali anomalie e intervenire nel più breve tempo possibile. Se hai un impianto a radiatori, verifica almeno sulle schede tecniche che la pompa di calore arrivi a 65 gradi e che abbia discrete performance, quindi un discreto COP a 65 gradi di mandata. Ecco, non limitarti a vedere pompe di calore che lavorano a 55 gradi, perché non sono sufficienti in molti casi per lavorare su impianti a radiatori. E per quanto riguarda sempre il prodotto, verifica la storia del produttore. Verifica che sia un produttore di pompe di calore che lo faccia da almeno 20 anni. Perché? Perché se ti deve garantire una pompa di calore per i prossimi 20 anni, almeno deve avere 20 anni di storia alle spalle. Abbiamo già detto tante volte che il prodotto non serve a nulla senza un'azienda seria che te lo installa. E quindi cosa devi verificare per essere sicuro di avere un'azienda, un installatore serio di fronte? Intanto scegli un'azienda del territorio che lavori nel raggio di 30, 40, 50 km dalla tua abitazione, in modo che possa intervenire tempestivamente in caso di anomalia, ma soprattutto se hai bisogno di qualcosa, possa essere un'azienda che ti risponde. Ecco, un'azienda che dista 100 km da casa tua difficilmente poi ti darà un supporto anche in fase di post vendita. E fatti dare poi le recensioni dell'azienda, fatti dare le recensioni dell'installatore che viene a casa tua a mettere mano nella tua centrale termica. Se non ha recensioni proprie, affidati almeno alle recensioni del suo gruppo. Ecco, se lavora in un gruppo di installatori, verifica le recensioni del gruppo. Ovviamente devono essere positive per essere tranquillo e sereno che già altre famiglie si sono trovate bene con lui. Verifica poi che abbia già installato pompe di calore. È importante avere l'esperienza nell'installazione di pompe di calore. Installare una pompa di calore non è come installare una caldaia, è ben diverso. Quindi fatti dare un book, fatti dare delle referenze di installazioni che ha già realizzato. Un altro consiglio che ti do è di non affidarti ad aziende che sono appena nate nel giro di qualche mese. Perché? Perché probabilmente sono state fondate solo per cavalcare l'onda del 110%, quindi non sappiamo poi in futuro se avranno ancora un seguito e se ci sarà qualcuno che potrà rispondere per le garanzie e per l'assistenza. E poi accertati che sia un'azienda che sia in grado di seguirti per tutto questo percorso del 110%. Ecco, che non si limiti semplicemente a fare l'installazione, ma che sappia quali sono le regole del 110 e che poi ti possa dare qualche consiglio per sfruttare al massimo questo 110%. Allora, se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, puoi farla scrivendo nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.